Mi sentite lassù? Mi date un cenno quando posso partire? Mi date voi l'ok quando posso partire? Ed eccoci di nuovo qui al Pala Crisafulli, dopo aver visto vincere la squadra locale dell'APC Chions il 41esimo titolo del Cornacchia World Cup, stiamo per partire con la finale maschile tutta delle nazionali italiana e dell'Egitto. Il Pala Crisafulli praticamente è quasi esaurito, tutti i posti, c'è da dire che la nazionale italiana ha il suo osservatore speciale che è Giulio Velasco, la quale non si è sottratto a foto, ad abbracci con giocatori di tutta l'Europa che hanno chiesto di fare una foto, di avere un ricordo insieme a lui e Angiolino Frigoni. Ed ecco le squadre che sono pronte per l'ingresso in campo. Ricordo anche che la finale Under 17 è stata vinta dalla nazionale svizzera contro la Tinet Prata per 3-0. Tutti schierati, tutti pronti per partire. E ci siamo. Ed ecco le squadre che si apprestano a entrare in campo. Ricordiamo che ci saranno anche gli inni. E si osserverà il minuto di silenzio per ricordare la figura di Ferruccio Cornacchia, dirigente storico della Polisportiva San Giorgio Porcia, targata negli ultimi anni Domovip, e segretario del Centro Sportivo Italiano, deceduto a Roma nel 1982 mentre proprio seguiva un convegno, uno dei primi convegni che parlavano dello sport e portatori di handicap, nonché anche segretario del primo comitato della Federazione Italiana Pallavolo.
foto di rito per la nazionale egiziana. Ed ecco anche la foto di rito per la nazionale italiana. Ed ecco che si schierano nuovamente le nazionali al centrocampo. L'applauso, il tributo del Pala Crisafulli di Pordenone per questi atleti. Il pubblico si alza in piedi per ascoltare l'inno nazionale dell'Egitto. I ragazzi egiziani cantano il loro inno, mentre i ragazzi dell'Italia si girano a omaggiarli. Concluso l'inno dell'Egitto ed ora tutti pronti per l'inno nazionale italiano. I ragazzi egiziani si girano verso i nostri ragazzi per omaggiarli. Tutti mani sul cuore, mano sul cuore.
E si parte con tutto il Pala Crisapulli che ha cantato l'inno d'Italia. Una partita impegnativa per la nazionale egiziana, una nazionale che è da a Pordenone da ben 10 giorni. Un'emozione per tutti quanti nel sentire gridare, cantare a squarciagola l'inno nazionale. E allora c'è la presentazione della terna arbitrale e siamo pronti. Lo speaker ricorda che dopo la prima battuta si farà il minuto di silenzio per ricordare la memoria di Ferruccio Cornacchia, la figura di Ferruccio Cornacchia. Grazie. Perché avevamo le finali anche. Sì, lo so, li hai. Scusa. Mi metto di qua. Allora, buon pomeriggio di nuovo a tutti. Siamo collegati di nuovo per commentare la finale della Cornacchia World Cup numero 41 della categoria ragazzi o boys under 19. Si affrontano la selezione della nazionale italiana di categoria contro la selezione dell'Egitto. E le squadre sono appena scese sul terreno di gioco e siamo in attesa che i direttori di gara diano l'inizio alla contesa. In questo momento viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Ferruccio Cornacchia. Ed eccoci Oscar di nuovo insieme. Che finale Pronti. Sarà questa? Questa è una bella domanda. Che emozione. Speriamo però, che sarà una finale spettacolare, perché comunque il maschile regala moltissime emozioni con difese spettacolari e attacchi estremamente potenti. Questi ragazzi hanno una fisicità per la loro età molto 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 visibile, quindi vediamo un po', vinca il migliore. Vediamo. Certo, ma che emozione l'inno d'Italia cantato squarciagola. Intanto, esatto, sì, tutto il palazzetto che cantava, bellissimo. Intanto l'Italia mette a segno il primo punto
con il numero 5 Lorenzo Magliano e manda in battuta il palleggiatore Gabriele Mariani. Tanti ospiti illustri oggi al Pala Crisafulli, da Giulio Velasco, Angiolino Frigoni. Velasco ha speso delle parole bellissime per questo torneo, ma in postazione ci sta raggiungendo il presidente regionale del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Miceli. Presidente, bentornato. Grazie, grazie del gradito invito, ed è sempre un piacere e anche un onore assistere a questo torneo, che è una pietra miliare oramai della pallavolo sia regionale che nazionale che internazionale. Per lei vedere questo palazzetto pieno, ma soprattutto le figure come Giulio Velasco e Angiolino Frigoni che sono qua con noi, cosa vuol dire per un presidente regionale? E tutto il movimento di allenatori, di squadre di Serie A, essere presenti in questi giorni qui? Ah, è la dimostrazione di quello che siamo i numeri uno a livello di sport in Italia, e questa penso che l'organizzazione di questo torneo, in questa, tra l'altro anche in questo territorio, che alla fine è un territorio dove abbiamo l'unica formazione maschile che partecipa in questo caso alla 2, no, maschile, ecco, sia la testimonianza che soprattutto in questo territorio, in tutta la regione, possiamo ambire anche a qualsiasi risultato. La dimostrazione è che questo palazzetto probabilmente potrebbe essere ben più destinato alla pallavolo. Lei in un'altra intervista, sempre in questa postazione prima del Covid, disse: è una macchina ben oliata. Cosa si può fare per migliorarla ancora di più? Come il comitato regionale è vicino a questa manifestazione? Diciamo che là, sicuramente nella parte organizzativa, io dico sempre in qualsiasi situazione, anche lavorativa, c'è sempre qualcosa che si può migliorare. Ci si accorge, no, lavorando, di qualcosa che si può fare di più. Per quanto riguarda, diciamo che la parte nostra, diciamo, abbiamo, no, messo a punto questo corso incentivante anche per il settore arbitrale, che diciamo probabilmente potrebbe dare qualcosa di più il prossimo anno, ancora di più importante, e quindi questa è una, volevo dire, è una dimostrazione che anche la parte arbitrale, che alla fine è così determinante per noi, perché se non ci fossero non potremmo giocare. Volevo arrivare proprio lì, cioè il comitato regionale si prodiga affinché e ha bravissimi collaboratori e anche i corsi incentivanti per essere vicino alla manifestazione, ma anche per i ragazzi è una vetrina, anche per gli arbitri è un momento molto importante per capire il loro livello, dove potranno arrivare. Ci sono molti osservatori, quindi questo fa bene al movimento arbitrale e non. Fa benissimo, perché abbiamo bisogno di far arbitrare anche a giovani arbitri provenienti, in questo caso non solo dal nostro territorio, anche un po' da tutto il circondario e dal nazionale, di far arbitrare partite comunque di livello, comunque partite dove ci sono settori giovanili importanti che hanno ognuno di loro ha un modo di giocare anche diverso, e quindi bisogna anche tante volte sapersi adattare alle varie situazioni. Ecco, arbitrare queste partite con squadre che arrivano un po' da tutta l'Italia e anche da tutto il mondo, da tutta l'Europa, voglio dire, è un modo di stare al passo con i tempi e con l'evoluzione della parte. L'ultima battuta, poi le lascio vedere questa partita, che siamo su 5 pari, sì. Mi sembra che le squadre si stiano studiando. Io ho provato un brivido vedere tutti in piedi i ragazzi della nazionale, mano al cuore, cantare l'inno d'Italia. Quanto bene fa ai giovani, a tutti noi, dopo essere usciti da un periodo bruttissimo per tutti. Ricordiamo che anche noi ci siamo dovuti fermare per il Covid. L'anno scorso siamo ripartiti in ranghi di roti e ora siamo qui così, e vedere questi giovani a me ha emozionato, non so lei presidente. Ma ci sono due aspetti secondo me importanti. Uno è sentire il proprio inno nazionale davanti a migliaia di persone, e quindi quella è un'emozione che si prova e
e si prova, ecco, dopo un periodo di, così, di rinascita. L'altra cosa che dobbiamo dire, questa volta dobbiamo anche fare un grazie, perché in fondo siamo stati l'unica regione che ha avuto un aiuto veramente importante dalla parte politica, dalla parte regionale, perché, devo dire, i 5 milioni che sono stati spesi per la sanificazione e l'igienizzazione sono arrivati in questo caso dall'amministrazione, dal CONI, dalle federazioni, e siamo riusciti a mantenere a galla questo sistema, perché altrimenti probabilmente... difficili. Esatto, avremmo potuto, devo dire, prendere una strada molto ma molto più complicata. Invece siamo qui, siamo a goderci questa partita. E anche lei, speriamo bene. Grazie. Sicuramente. Presidente, buon lavoro e grazie per la sua vicinanza. Grazie a voi dell'invito. Oscar, cosa ci racconti adesso? Grazie alle belle parole anche del presidente del Friuli Venezia Giulia, presidente della Federazione Italiana Pallavolo, che ringraziamo per le sue belle parole. Sì. Ti racconto che stiamo procedendo punto a punto. Fino adesso non ci sono stati particolari break, a parte uno su un servizio dell'Italia che si era portata sull'8-6, ma l'Egitto si è prontamente riportato sull'8-5 al servizio con il suo palleggiatore, il numero 1. Money out per l'opposto dell'Italia, Francesco Barretta col numero 7, che attacca sulla mano esterna del muro e mette a terra la palla. Questi ragazzi dell'Italia hanno regalato delle bellissime emozioni pochi mesi fa, poco tempo fa, perché vorremmo ricordare che hanno vinto un titolo mondiale, no? Esattamente. Europeo, cioè sono ragazzi che probabilmente, anzi senza probabilmente, ma saranno il futuro della nazionale maggiore. Molti di loro li vedremo con la maglia, con la stessa maglia di oggi, ma con la maglia della nazionale maggiore, a difendere i nostri colori in giro per il mondo nei vari tornei che si prospetteranno, quindi europei, mondiali, Nation League e tutto quanto. Comunque anche gli atleti egiziani sono dotati fisicamente di altezze. Sono molto dotati, specialmente i due centrali. Io non ho i dati di tutta la squadra, ma secondo me sfiorano entrambi i due metri se non li passano. L'unico piccoletto, ma con due bellissime mani, è il palleggiatore con il numero 1, che chiamiamolo piccoletto, ma sarà 1,85 m probabilmente. E anche di più, Yassin Khaled, l'ho visto vicino. C'è da dire che gli egiziani sono incoraggiati dalle loro connazionali, perché sono qui insieme alla nazionale femminile. È una macchiolina rossa alla nostra sinistra e non smettono mai di incitare i propri beniamini, esatto. I loro beniamini. Siamo 10 pari. Siamo arrivati primo su 10 pari. Sì, c'è un piccolo strappetto dell'Italia e l'Egitto si riporta subito col punteggio di parità. Adesso al servizio col numero 21, che spedisce la palla in rete e manda a servizio lo schiacciatore Lorenzo Magliano per l'Italia. Lorenzo Magliano, che è anche il capitano dell'Italia e che ha una battuta spin piuttosto insidiosa, ben ricevuta. Pallonetto salva, gestito dal libero della nazionale italiana. Devo dire, Oscar, che hai perfettamente ragione, il palleggiatore dell'Egitto è veramente bravo. Sì. Ha due belle mani. Anche gli schiacciatori laterali, il 25 sembra un giocatore un po' più tecnico, mentre il 21 anche lui è dotato di un'altezza fuori dal comune, sarà anche lui sui 2 metri più o meno, che non è pochissimo per l'agilità che ha dimostrato. Beh, preso, affondato, grandissimo, ma salvataggio, bello, grande, bravi, difesa del palleggiatore, difesa, eh, e del suo compagno, che va a prendere la palla praticamente fuori. Questo è stato un palleggio che non limite, ho ben capito. Al limite, al limite. Muro a tre. Bravissimi. Oh. Lo spettacolo è cominciato, signori. Qua cominciano le difese e gli attacchi. Sì, ma mi sembra che gli egiziani non siano molto contenti di perdere un punto. No. Ma neanche mezzo. No. Non mollano un pallone. Si prospetta una bella partita vincente, secondo me.
ricezione dell'Egitto. Pipe del numero 21 che trova il mani fuori e porta sul 12 pari il punteggio. Eh sì, proprio l'Egitto ha il suo coro di incoraggiamento. Le sue sostenitrici che sono anche abbastanza rumorose. Eh sì, si fanno sentire. Il servizio con l'opposto, numero 10. Mi dovrete scusare se evito di chiamare per nome. Sono un po' difficili. Esatto, sono un pochino difficili. E volendo evitare di dire e di storpiare dei nomi. Palla toccata, del punto palla del toccata. Vantaggio dell'Egitto. Esatto. Ed è sempre il numero 10 al servizio in battuta. Coach Zanin ancora molto tranquillo. Questa battuta è un po' insidiosa, eh? Il muro non c'era. La palla esce dalle mani del palleggiatore con una velocità veramente notevole, veramente veramente notevole. E naturalmente il muro italiano fa fatica ad arrivare. Ma perché anche dotati di un bel servizio e mettono in difficoltà la ricezione. Combiniamo entrambe le cose. Io, e viene Oscar, fuori. Ne approfitto anche del time out perché ci ha raggiunto Alessio Biondi. Certo, colui prego. Colui che poco fa ha vinto la 41esima Cornacchia World Cup. È tornata a Pordenone, ci voleva Kions a riportare il titolo a Pordenone dopo tanti anni. Alessio, ora come ti senti? Una partita bellissima, complimenti a te, alle tue ragazze, a tutto lo staff. So che avete avuto un girone di fuoco, si può dire, ma questa finale come l'avete vissuta? Allora, dirti adesso in poche parole come mi sento è difficile. A caldo non è mai semplice descrivere questa ondata di emozioni che si provano dopo aver vinto una finale di questo genere qua. E posso dire che sono veramente super contento e super soddisfatto innanzitutto dell'ottimo percorso che abbiamo fatto durante questo torneo, proprio perché, come hai detto te giustamente, abbiamo avuto già dalle primissime partite del girone un girone veramente di fuoco. Abbiamo incontrato durante tutto il nostro percorso squadre che ci hanno costretto a non mollare mai la tensione, a giocare sempre al massimo, e quindi avevo solamente il timore che arrivassimo un po' troppo stanchi a questa finale, e invece devo dire che le ragazze sono state veramente bravissime a tenere sempre molto alto il livello di gioco e molto alta la concentrazione. Noi da qui abbiamo commentato che proprio la differenza era questa, vedere la concentrazione delle tue ragazze e un argentario molto stanco e quasi un po' rassegnato, a parte il terzo set che probabilmente un po' si sono deconcentrate le tue ragazze, un po' stanche. Ma si vedeva proprio che avevano voglia di vincerla questo torneo, perché spesso ci sono andate vicino, fra le altre cose alcuni anni fa questa era stata già un'altra finale, argentario, Kioske vinse l'argentario. E ti do una notizia, che il torneo torna a Pordenone dopo non so quanti anni, dal 2001. Ah, però. Quindi adesso hai ci rende anche solo che orgogliosi questa cosa. Certo, perché voi sarete i detentori, coloro che il prossimo anno si spera da togliervi il titolo, però a parte questo godetevelo, perché so che anche voi vi preparerete poi per i vostri impegni giovanili, perché è una squadra molto giovane. Sì, giusto. Anche al di sotto dell'under 18, l'abbiamo ripetuto più volte in telecronaca. Quindi questo torneo vi servirà, questa World Cup vi servirà anche, forse vi auguriamo, a portare a casa altri titoli alla quale voi vi state preparando. È stata sicuramente un'esperienza utilissima e molto formativa per le ragazze. Ci serviva comunque giocare un torneo così prestigioso e di così alto livello per, come hai detto te, arrivare pronti a queste fasi finali giovanili che cominceranno già dalla prossima settimana, anzi scusatemi, già in questa settimana, fine settimana, cominceremo già il girone regionale. E quindi adesso
Abbiamo, lascerò un paio di giorni alle ragazze per riprendersi giustamente dalle meritate fatiche e poi ritorniamo, ritorneremo con la testa bassa in palestra a lavorare per prepararci per questo finale di stagione. Beh, avete sicuramente meritato questo titolo, vi auguriamo di portare ancora in alto proprio l'onore della provincia di Pordenone, perché voi rappresentate poi a livello regionale e nazionale Pordenone, oltre che Chions, perché bisogna dire assolutamente che... sì. Senti, adesso ti chiedo un commento su questa finale Italia-Egitto e anche un'altra cosa, secondo te quanto influisce per le atlete e gli atleti giocare in un palazzetto così pieno? Si sa, probabilmente durante il campionato o altri tornei non c'è questa affluenza di pubblico, non ci sono questi, cioè l'emozione quanto ha potuto giocare e alle tue atlete e anche a questi ragazzi qui? Tendenzialmente in queste fasce da qua incide tantissimo, proprio perché sì, non sono, prima di tutto non sono abituata a giocare in dei palazzetti così grandi, sembra, non è ovvio, ma prendere i riferimenti visivi su dei palazzetti così profondi e così alti non è semplice, e oltretutto essendo atlete giovani e quindi che non hanno ancora maturato tantissime esperienze di finali, palazzetti pieni, un tifo bello caldo come quello di oggi, a volte l'emozione quando si è così giovani potrebbe giocare dei brutti scherzi, e su questo fare veramente i complimenti. Ma le tue atlete non devo, si sono brava, esatto, devo proprio fare i complimenti alle ragazze, perché sono state lucidissime, concentratissime, sì. A parte quel breve momento del terzo set dove comunque l'argentario aveva iniziato a prendersi dei rischi in battuta e ci aveva messo un attimino in difficoltà e ci stavamo per innervosire lì, però siamo stati bravissimi a ritornare concentrate e molto lucide, e devo dire l'abbiamo fatto da squadra grande e matura, che poi tutto sommato, no, da delle giovani, certo, quasi non te lo aspetteresti. Complimenti ancora Alessio Biondi, in bocca al lupo per tutto il proseguio della pallavolo. Grazie mille, viva il lupo! Viva soprattutto, e al prossimo anno allora. Ci vediamo il prossimo anno. Grazie mille. Grazie Alessio, mille per tutti gli organizzatori del torneo. Grazie, grazie mille. E torniamo in telecronaca in diretta. Oscar, sì, cosa Doriana. Succede? Allora, succede che stiamo andando avanti praticamente punto a punto e siamo arrivati a 17 per la nazionale italiana e 19 per l'Egitto. E nazionale italiana che ha chiamato il coach Zanina, ha chiamato il suo secondo time out proprio in questo momento, perché la squadra avversaria stava un pochino fuggendo via. Adesso abbiamo ancora al servizio il palleggiatore della nazionale egiziana con il numero 1, che ha un servizio flotto abbastanza insidioso, e vediamo un pochino se riusciamo a portare a casa. Allora, difesa del palleggiatore, attacco dell'opposto e difesa dell'opposto, quindi vediamo un po' adesso qui la spunta. Bel mani fuori, un bel mani un'ingenuità fuori degli egiziani, ma meglio, sì, per la nazionale, per bel l'Italia. Bel mani fuori di Lorenzo Magliano, che porta a casa il 18° punto e andiamo avanti in una quasi totale parità. Abbiamo al servizio Gabriele Mariani, il nostro palleggiatore. Serve sul libero in posto 6. Brutta ricezione e sbaglia la ricezione e siamo pari direttamente sull'asta e siamo 19 pari. Adesso voglio chiedere a Lara di commentare il secondo posto della sua Tinet Prata in under 17. È una bella soddisfazione, perché comunque i ragazzi, cioè, hanno lavorato da inizio anno, c'è questo progetto che ha messo in piedi e sta portando avanti egregiamente Gagliardi, il nostro Francesco, che assieme a Romanetto in questo caso, ma è anche con Pugnalini per quanto riguarda il femminile, e stanno cercando di ricreare un settore giovanile di un certo spessore, cosa che magari a Prata è, negli ultimi anni era un po' venuto a mancare, ma magari per un qualcosa di un ricambio generazionale proprio anche delle ragazze. Comunque bravo il pubblico, faccio un applauso al pubblico di Prata. Grazie. Corretto, sempre incitare i propri ragazzi anche nel momento di difficoltà. Una grande svizzera gli ha sbarrato la strada, però bravi. Marco Pavretto si è portato a casa il premio come miglior palleggiatore. Ho visto bene, quindi mi fa tanto complimenti piacere. Per il secondo posto. E qui torniamo in telecronaca con Oscar, perché lui ci aggiorna
velocemente. Certo. Allora, siamo sul 20 pari, continua. Ringraziamo continua la il parità, libero. Esatto. Ringraziamo il libero dell'Egitto, anche se non è molto sportivo farlo, però con un paio di ricezioni sbagliate ci ha rimesso con il naso avanti in questo set. Time out giustamente sì, chiesto esattamente, dal suo allenatore che visto... non diciamo il nome perché penso che per noi... Io se vuoi te lo faccio vedere così lo puoi leggere, ma... Fidatevi, diciamo l'allenatore... che è un bravissimo allenatore, è un bravissimo allenatore, persona molto simpatica. Sì, assolutamente sì, però insomma avremo un po' di difficoltà nel pronunciarlo, ci perdoneranno gli amici egiziani. Esatto, esatto, sì, ci prendiamo questa libertà. Sì, 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 sì. E si torna in campo. Sì, ritorniamo sul 21 in campo a 20. Con al servizio il nostro giocatore più prolifico in fatto di punti per questo primo set, che è Lorenzo Magliano, che ha messo a terra diversi cambia palloni. Cambia zona proprio di battuta adesso. Sì, eh? Perché parte con una flot. Sul libero. Ancora sul libero, che forse è stato battezzato come punto debole. Apertura in posto 4. Questa è una palla un po' lunga, è che qui. Però l'opposto dell'Egitto gestisce in maniera perfetta. Tira sulle mani del nostro centrale e palla out. Adesso c'è un cambio, esce il numero 15 che lascia il posto per il servizio al numero 9. Perfetta parità sul primo set, molto molto equilibrato. Ti devo dire una cosa, non mi aspettavo un Egitto così. Veramente in questi giorni ci hanno dato modo di vedere una bella pallavolo, sicuramente staranno facendo anche un bel lavoro al Cairo dove loro hanno sede, il centro, esatto. Esatto, perché li ho visti durante gli allenamenti e ho avuto modo di seguirli, però sono molto molto determinati. Raggiungeranno anche loro una buona tecnica sicuramente, certo. Perché oltre al fisico bisogna avere anche tecnica. La fisicità non gli manca, la no, tecnica assolutamente. È quella che si può prendere. E in questo intanto momento abbiamo un ace. Eh sì, un'ingenuità da parte del centrale dell'Egitto. E altro time out. Tutta vincente di Lorenzo Menichini per l'Italia che ci porta sul 23-21. 23-21. Precedentemente c'era stata una bellissima parallela di Francesco Barretta che metteva a terra il punto numero 22. Secondo time out per l'Egitto, finiti time out per entrambe le squadre. Italia 23, Egitto 21. Si rientra in campo, vediamo l'Egitto se riesce a fare un cambio palla. Vediamo un po'. Ma soprattutto se l'Italia fa punto. Esattamente. O mette in difficoltà come ha fatto finora. Vediamo la ricezione egiziana. Lorenzo Menichini con questa sua flot da 5 verso 5 sta mettendo abbastanza in difficoltà sì. La ricezione, anche questa è una ricezione parzialmente positiva. Gestiamo la palla in difesa e ci prendiamo un muro a tetto a dal 3. Centrale numero 3 sì. Muro a 3, abbiamo elogiato il palleggiatore. Cambio. Ma questo è un cambio dovuto all'altezza. Sì, no, stavo probabilmente... dicendo Oscar, abbiamo elogiato il palleggiatore egiziano sicuramente, ma ne parliamo anche di quello sì. Italiano. Sì, 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 sta facendo molto vogliamo bene anche lui. Vogliamo parlarne. Cioè. Forse ho evitato di elogiarlo perché l'ho già visto giocare diverse volte, quindi non mi stupisce. Lui è la prima volta che lo vedo giocare e certo, mi ha veramente certo. Stupito. Ma chi ci segue magari la prima volta che lo vede il palleggiatore italiano. Due muri di seguito. Sì. Del numero 3 egiziano che sì. Esulta come se avesse vinto la Coppa del Mondo e siamo perfettamente sul 23 pari. 23 e le ragazze pari, egiziane sì. Si stanno sgolando per incitare i loro connazionali. Sì, l'Egitto ha sostituito il palleggiatore con il numero 8 che non conoscendoli come dicevo prima non so se è una sostituzione ruolo su ruolo o solamente per alzare il muro, adesso lo vedremo subito. Buona la difesa. Buona la difesa del numero 21 che però rimane un pochino lunga e i suoi compagni non riescono a recuperare la palla. E qui siamo al set ball dell'Italia. Esattamente, questo era torna un cambio solamente per sì, alzare, per alzare il muro. Torna dentro il palleggiatore, vediamo certo.
palleggiatore tra le altre cose in prima linea. L'Egitto gioca con due attacchi, escludendo la seconda linea, ed è un ace, e l'Italia chiude 25-23 il primo set. Gli egiziani non sono molto d'accordo, io da qua l'ho vista dentro. Io ho qualche dubbio, però sicuramente l'ha vista meglio l'arbitro, perché è nella posizione migliore per giudicare. Su due abbiamo il 50% di probabilità. E infatti quando si dice che la gente protesta, comunque allenatori, giocatori protestano perché ognuno ha il suo punto di vista e la sua visuale privilegiata. Non era una battuta potente, non era una battuta. No, era una spina abbastanza arrotata, uno verso uno. Gli egiziani l'hanno lasciata. Gli ha colta di sorpresa, sembra che li abbia colti di sorpresa. È rimasto sorpreso. 25-23, il primo set dell'Italia, ora l'Egitto reagirà. Secondo me non ci sta tanto a perdere così. No, sicuramente abbiamo visto un bellissimo primo set con azioni anche combattute, con diverse giocate a muro degli egiziani molto molto importanti. L'Italia si è contraddistinta per gli attacchi del numero 7 Francesco Barretta e del numero 5 Lorenzo Magliano. Abbiamo giocato poco al centro, non quasi ha utilizzato nulla. Molto i centrali, anzi forse quasi nulla il nostro palleggiatore. Vediamo cosa succederà nel secondo set, però secondo me questa è una partita lunga ancora. Beh, finora una gran bella partita. Sì, finora, certamente. Cioè, mi sembra lo che lo spettacolo c'è stato. Si stiano divertendo tutti, le ragazze della nazionale dell'Egitto che incitano i loro compagni, il pubblico che gradisce. Ed ora aspettiamo l'ingresso delle due squadre per il secondo set. Perfetto, fra poco. Per me raggiungerti qua, perché questo è un torneo fantastico, e niente, devo fare i complimenti a una Chion che è stata strepitosa, ci ha superato in tutto senso. Abbiamo avuto qualche chance dopo il terzo set, penso che abbiamo cominciato a battere meglio, però loro hanno giocato una partita... Non vi ha concesso nulla, e pochissimi errori da parte loro. Ha giocato bene, un gioco per la categoria direi molto buono, impostato bene, molto frizzante. E noi ieri abbiamo dovuto battagliare veramente tanto, prima con Cappella Maggiore e dopo con questa squadra egiziana che è molto fisica. Che ora le ragazze stanno incitando a squarciagola i loro connazionali. Sì, ma c'è da dire una cosa, Mario, che l'Argentario Trento ha un titolo proprio particolare, perché è la società che ha vinto più titoli della World Cup con Macchia. Sai... Perché guardando nel palmarès... avete 4-5 titoli, quindi siete la squadra sempre da battere. Sì. Beh, intanto mi fa piacere, e con il nostro dirigente Bonafini ci scherziamo un pochettino, perché io in realtà ho giocato soltanto due edizioni. Quella col Conegliano, Bassano. Con il Bassano, che per fortuna abbiamo vinto tutte e due. E devo dire che quando ero a Conegliano noi avevamo delle squadre giovanili, che non ero precisamente io l'allenatore, però che hanno vinto un sacco di volte anche questo bellissimo torneo.
Però bene, tutti gli anni cambiano, quest'anno certo. È stato molto forte per noi, almeno in questa partita, e niente, complimenti a ecco, a volevo proprio chiederti questo, il livello tecnico che hai trovato a questo torneo. Non, io ho seguito l'Under 17 femminile, ho visto gran belle partite, ho visto la vostra squadra dell'Argentario piccolina, ha fatto il suo percorso, ma ho visto che avete grandi fisici, sì, ragazze, sì, proiettate e varie delle ragazze dell'Under 16 giocavano in questa squadra. Esatto, ecco, volevo proprio chiederti il livello tecnico, se negli anni e con la tua esperienza hai visto cambiare, migliorare, se hai visto, che pallavolo hai visto in questo torneo? Ma guarda, sempre una risposta molto difficile, perché capire cosa succede anno tra anno è veramente, veramente complicato. Sì, ti devo dire che quando ho fatto quei due tornei con Bassano, la nostra squadra faceva B1, e oggi diciamo che quasi tutte queste squadre, eccezione di Kions che fa una B2, sono lontani di poter diciamo, competere con le adulte che tu te trovi, certo, in una squadra di B1. Probabilmente da quel punto di vista vedo ragazze che sono più, diciamo, che devono fare tanta strada ancora. Magari prima erano molto più esperte, ma non te lo so confermare. Oggi ho visto, noi probabilmente non abbiamo fatto una grande partita, ma loro hanno giocato anche con una qualità tecnica molto, molto buona. Probabilmente noi ce l'abbiamo quella qualità, oggi non abbiamo potuto dimostrarla, ma alla fine, sai, qualità in più, qualità in meno, io dico che è un torneo che bisogna viverlo. Stare, perché è bellissimo, complicato, difficile, stancante, mette a dura prova, esatto, mette a prova allenatori e giocatrici, tutti quanti. Bene Mario, ora cosa ti aspetterà con le tue atlete? Qual è il vostro obiettivo dopo questo torneo? Se vi ha aiutato a prepararvi a tantissimo, qualche impegno importante? Sì, noi abbiamo appena finito, diciamo, la fase regolare dei tornei Under 16 e Under 18, cominceremo tra 10-15 giorni le finali, che sono quelle che ti danno la possibilità di andare alle finali nazionali, perciò noi, per questo è un traguardo importantissimo per noi. Dopo abbiamo ancora da finire 4 partite del B2 e cominciamo i playoff di serie C, precisamente con la maggior parte delle ragazzine che oggi hanno giocato. Qualcuna lo fa in B, la maggior parte lo fanno in C, ma sarà duro, impegnativo, e questo qua ci aiuta a capire un sacco di cose. E allora ti faccio i migliori auguri, in bocca al lupo, grazie della vostra presenza, ci vedremo il prossimo anno. Ci vedremo il prossimo anno, se ci vediamo vuol dire che stiamo bene. Che stiamo bene, grazie. Stato un piacere. Anche per me, grazie. Ciao, gentilissimo. Allora, ringraziamo Coach Martinez delle sue belle parole e riprendiamo la cronaca della partita. Siamo sul punteggio di 5-4 per la nazionale italiana. L'Egitto ha appena messo a terra un pallone da posto 2 e si appresta a battere con il numero 15. Numero 15, centrale di ruolo. C'è un giocatore a terra con un problema alla schiena, non me ne ero accorto. Viene chiamato subito la sostituzione con il numero 2. Un grosso in bocca al lupo all'opposto dell'Egitto, che lascia il campo momentaneamente con un dolore alla schiena. Vediamo, speriamo che non si tratti di nulla di grave, ma lo vediamo piuttosto sofferente. Cosa succede, Oscar? Ho visto un ragazzo che si è accasciato praticamente da solo, probabilmente ha avuto un problema muscolare alla schiena, sì. Adesso ci sta mettendo le mani il fisioterapista e vediamo un pochino come reagirà, se riprenderà parte alla gara o meno. E anche qui siamo punto a punto, 5-4, sì, per l'Italia. Sì, anche in questo set, sì. E speriamo, insomma, vediamo che lo stanno massaggiando il ragazzo, sì, dell'Egitto. Gran palla! Colpo. Questo sì, ha trovato grandissima uno palla. Spiraglio tra... Ci passava un pallone. Esatto, bravissimo. Ci passava un pallone e Francesco Barretta ce l'ha fatto passare. Sì, ci raggiunge anche il presidente Deus Machina dell'Argentario Trento. Prima ho parlato, benvenuto, ho parlato col vostro allenatore Mario Martinez.
Voi siete l'Argentario Trento, credo, con tante presenze a questa prima Memorial Cornacchia, oggi World Cup, oggi un secondo posto. Come ha vissuto questa finale? Allora, personalmente sono molto onorato di essere presente a questo torneo, che per me, diciamo, sportivamente giovane in questo sport, perché io vengo da altri sport, quindi sono una decina d'anni che ho lanciato questo progetto insieme al professor Moretti, oggi gestito da Mario Martinez. Sono molto onorato di partecipare, perché è un bel torneo, oltre a livello sportivo anche un torneo internazionale, insomma, che è una bella esperienza per tutte le ragazze. Personalmente è la mia sesta finale come dirigente che partecipo, e quindi sono veramente, come ho detto prima, onorato, ecco. E soprattutto dopo 2 anni di Covid, che ha visto questa edizione un po' l'anno scorso avevamo ancora tutti i protocolli, era 2 anni fa, purtroppo sappiamo tutti quello che quest'anno ha ripreso anche soprattutto la sfilata. Certo, è stato molto, uno molto spettacolo bello, bellissimo, è proprio, quindi, una festa dei giovani. Esatto, ecco. Quindi ringrazio per essere sempre diciamo... grazie a voi per la vostra presenza, è un buon rientro a Trento. Ha detto già Mario Martinez che avrete degli impegni futuri. In bocca al lupo per tutto. Grazie, complimenti grazie, per il secondo posto, grazie. Perché è sempre una piazza importante. Stato. Grazie mille. Grazie. 8-6. Riprendiamo la cronaca, sì, sull'8-6 per la nazionale italiana, che è al servizio con Federico Miraglia. C'è un attacco del numero 21 dell'Egitto, che sfrutta le mani del nostro palleggiatore e si porta a casa il punto. Va al servizio il numero 3, il centrale, che sul finire del primo set ci ha messo molto in difficoltà a muro. Bellissimo attacco che passa in mezzo al muro, indifendibile, perché giustamente i giocatori di seconda linea erano schierati a proteggere la parte fuori dal muro della rete. E andiamo al servizio con Gabriele Mariani, la sua flot che finisce sulle mani del giocatore numero 4, che ha sostituito il numero 25. Alzata in bagger del libero e qui ha un po' pasticciato la difesa dell'Italia, esattamente, è un palleggio... C'è stata una incomprensione probabilmente fra i due giocatori di posto 5, di posto 6, di posto 1. Ci vado io, ci vai tu, e alla fine la palla è caduta in palleggio. Succede anche quello. Certo. Poco male, siamo avanti ancora 9-8. Con l'Italia in vantaggio col primo set, finito 25-23. Esattamente. Quindi è tutto aperto, sono ancora tutti aperti i giochi. E qui una palla che beffa la difesa. Bella palla dietro al muro. Egiziana. Di Lorenzo Magliano, che con intelligenza, invece di sparare a zero sul muro, con un colpetto da beach mette la palla a terra. 10-8 per l'Italia, che piazza un bel servizio ben ricevuto dal libero. E questo muro fa morale, guarda l'esultanza di Michele Zanin. Bellissimo, questo muro è importante. Sì, soprattutto perché ci stacca un attimo. Esattamente, sì. Sì. Centrale numero 12, Matteo Sacco, che credo abbia messo a segno questo muro, visto che era quello che festeggiava più di tutti. E adesso c'è un servizio vincente del nostro capitano Lorenzo Magliano, che batte da 5 verso 5 e sorprende il ricevitore egiziano. E corre ai ripari immediatamente l'allenatore egiziano, un po' contrariato a quanto sembra, perché hanno preso 2 punti di seguito. Corre ai ripari chiamando il suo primo time out. Sì. Dicevo prima, Oscar, no, che nell'incontro con Julio Velasco e Angiolino Frigoni, Velasco ha speso delle parole importanti per questo torneo,
È un po' come quando venne la prima volta a Frigoni, ha detto ma questa è una mini Olimpiadi, è stato anche lui nel campo base in fiera, ha visto tutti i giovani insieme, ha detto a parte la, l'aspetto tecnico, ma è una gran festa, sembra di essere una cittadella delle Olimpiadi, quindi detta da una leggenda. Splendide come Velasco parole. E come Angiolino Frigoni, insomma, penso che possa riempire d'orgoglio tutta l'organizzazione di tanti anni di fatica, e anche non solo quelli che vediamo davanti alle quinte, ma tutti quelli che ci sono dietro, i volontari, centinaia di volontari che si spendono nei giorni di festa per far sì che questa manifestazione riesca nei migliori modi. Volontari che approfittiamo per ringraziare, certo, pubblicamente. Assolutamente, tutti i volontari che danno una mano nelle palestre, tutti coloro che si prodigano affinché questa macchina continui a correre. E che è una Ferrari e la dobbiamo alimentare. E Velasco è stato veramente ha speso delle parole importantissime. E scusatemi, non è poco. Sicuramente, sicuramente. Torniamo in cronaca, sottolineando il punto in attacco di Nicola Agapitos, attaccante laterale dell'Italia, che porta i punti d'Italia a 13. Nel frattempo l'Egitto aveva accorciato le distanze prima con un attacco al centro del numero 15 e successivamente con un ace in battuta del numero 21. Andiamo al servizio con Matteo Sacco, battuta da 1 verso 1. La salvata, la salvata è libero. Esatto. Il famoso pancake. Abbiamo visto anche il pancake. E riescono a difendere anche questa palla. Ci riproviamo. Vabbè. Con l'attacco. Bravissimo, bravissimo. No! E qui viene fuori l'arbitro che c'è in me. Mi dispiace. Ma secondo me questa palla qua poteva essere toccata. Però anche questo è un secondo parere mio. Me l'ha toccata. Però lui è proprio lì. E forse tra le altre visto cose di noi. Non abbiamo neanche presentato la terna arbitrale e... perché è cambiata rispetto alla finale di quella femminile. Sì, esattamente, esattamente. E torna in battuta l'Egitto sul punteggio di 13-11 per l'Italia. Palla in due un po' sporchetta, era un po' di là l'alzata. Si era spenta la luce, lì non si poteva passare in maniera diversa. Ricordiamo gli arbitri dell'incontro: Riccardo Bertossa da Monfalcone e Daniele Rubol del Vai da Trento. 13-12 per l'Italia, ancora un punto di vantaggio, battuta dell'Egitto. E 13 pari su una che palla trova un'altra un po' battuta sporca. Fortunosa, anche quella precedente che nastro. Aveva fatto ace era stata viziata dal nastro. E anche Michele Zanin ricorre ai ripari, chiama time out, raccoglie a sé tutti i suoi ragazzi, giocatori. Perché si riparte da zero, siamo 13 pari. Eh sì, esattamente. Mentre gli egiziani si riscaldano, Zanin ha tutti a sé i giocatori, compresi quelli della panchina, probabilmente vuole tenere alta l'attenzione di tutti. Vuole tenerli tutti sulla corda, pronti ad entrare. Pronti ad entrare. E si riparte dopo il time out, 13 pari. Vediamo, Oscar, cosa dicono gli allenatori dopo che si rientra da un time out. Vietato sbagliare la battuta, che nella maggior parte dei casi è l'eccezione che conferma la regola, perché se ne sbagliano tantissime purtroppo. Esatto. I giocatori spesso rientrano con una concentrazione più bassa, probabilmente. Adesso vediamo cosa faranno il numero 15 dell'Egitto. Probabilmente gli viene spezzato anche il ritmo. Eccolo qua. Ecco, quindi non siamo stati smentiti. Sei stato un buonissimo profeta. E non siamo stati smentiti. E naturalmente poi l'allenatore si arrabbia sempre dopo l'errore del suo atleta al servizio. Allora torniamo al servizio con il nostro posto Francesco Barretta, che con una palla non a tutto braccio riesce a mettere in leggera difficoltà la ricezione egiziana. Che diagonale! Che però, esatto, lunga. Con un diagonale 50 centimetri da posto 2, sì, più o meno dalla termine del campo.
14 pari. Posto 2 del numero 2 si porta alla 14 pari. 14 pari. Egitto al servizio, l'Italia in P4. Bravo il libero dell'Italia, una battuta difficilissima, ma viene sbagliato l'attacco, sì, l'attacco col out. Muro completamente aperto, sì. È passato in mezzo, forse sperava di sporcargliele sulle mani. Sì, ha cercato le mani del centrale quando invece aveva tutto lo spazio volendo tra il laterale e il centrale. 15-14, 15 pari su errore in battuta dell'Egitto. E andiamo in battuta con il nostro numero 11, Nicola Agapitos. Nel frattempo ci raggiunge il giornalista del Messaggero Veneto, Rosario Padovano, anche lui con noi sempre tutte le finali, da anni che ci sostiene e guarda le finali con interesse. Rosario, cosa stai vedendo in questo momento? Beh dai, che domanda, stiamo vedendo Italia-Egitto che è una partita che fa venire la pelle d'oca per tanti motivi, perché in Friuli sappiamo che comunque questa non è una partita normale e non stiamo a spiegare i motivi, li sappiamo tutti. Il fatto che comunque una cornice sportiva riesca ad avvicinare due popoli è forse la vittoria più importante del Memorial Cornacchia e non è stata la prima. E non è questa la prima, perché ce ne sono state altre. World Cup che chi è affezionato come te da 20 anni continua a chiamare Memorial, invece è diventato negli anni. E infatti il Chiosa è diventato campione del mondo nel 19 oggi. Eh sì. Prendendosi una rivincita che aspettavamo dal 2015. Bravo, a me Rosario. Non me ne frega niente del ruolo oggi, un po'. Ma perché comunque contento. Io ho visto la partita in mezzo ai tifosi. Perché era una cosa che aspettavo da tanto tempo. E si è realizzato un sogno, perché comunque sì. Da quando seguo il Cornacchia World Cup, e cioè dal 2004, che c'erano le brasiliane, ed era una formula un po' particolare, un po' diversa, lo sai benissimo, sì. Io aspettavo una vittoria di una squadra provinciale. Oggi l'ha meritata. E oggi è arrivata, dopo un'attesa incredibile. Dal 2001, Dal 2001 certo. È tornato. Ma mi ero documentato. Sono state brave le ragazze del Chionso, sono state concentrate, determinate, non hanno concesso niente. Quindi complimenti. Contro un grande argentario. Certo, perché comunque certo. Nel terzo set in poi avevano chiuso la ricezione e avevano in qualche modo anche nel quarto rimediato a una situazione di gioco particolarmente svantaggiosa, richiudendosi in difesa e provando la rimonta, hanno dimezzato lo svantaggio. Bene. E il Chios è riuscito in qualche modo a trovare la formula giusta con delle soluzioni Rosario, d'attacco migliori e diverse per vincere la gara. Rosario, ma sull'inno italiano tutto il pubblico che cantava, non ti è venuta un po' la pelle d'oca? A me è venuta la pelle d'oca anche con l'inno dell'Egitto, sinceramente, perché ho notato una grande partecipazione del pubblico che è stato molto rispettoso, contrariamente a quello che succede in altri sport, senza citare quali, in cui gli inni delle nazionali avversarie vengono fischiati. Questo l'ha ribadito anche il presidente regionale Alessandro Miceli, hanno fatto tutti i complimenti per come la pallavolo rispetti le varie nazionali. Intanto ti ringrazio Rosario. No, grazie a voi, è sempre un grandissimo piacere. Sembra quasi che la pandemia non ci sia mai stata. Noto un entusiasmo maggiore e una capacità organizzativa migliore del solito, soprattutto nel recuperare l'organizzazione le iscrizioni. Deve ringraziare voi giornalisti sempre presenti e sempre attenti a tutto quello che succede a questa World Cup. Grazie Rosario. Assolutamente, con una finale maschile sicuramente interessante, perché adesso l'Egitto è in vantaggio. Sì. Intanto faccio passare a Oscar, grazie Rosario Padovano, buon lavoro. Grazie per il commento. Torniamo in cronaca con l'Egitto avanti di 2 punti, 19-17. Coach Zanin ha chiamato il suo secondo time out per interrompere la serie a servizio del palleggiatore del numero 1 dell'Egitto, che continua con la sua flot sulla nostra ricezione. E finalmente mettiamo a terra un muro anche noi. È 19-18 per... Esattamente, recuperiamo un punto a muro e ci portiamo sul 18-19. Comunque sai Oscar, sottolineare il fatto del rispetto degli inni che in altri sport spesso vengono fischiati, vederne la pallavolo e soprattutto in questo contesto il rispetto, anche stamattina ripeto,
gli svizzeri presenti al Pala Cornacchia battevano le mani all'inno italiano e viceversa, questo significa rispettare, rispetto, che è una cosa fondamentale nella vita, non solo nello sport. 20-18, sì, con un attacco da posto 4 da parte dell'Egitto, che mette a terra la palla sporcata dal muro, che fa saltare la difesa. Adesso questa dovrebbe essere... È il capitano dell'Egitto in battuta. Sì, esattamente, sì. Numero 21. È una battuta abbastanza insidiosa che ci ha messo, sì, in difficoltà. Ci ha messo abbastanza in difficoltà. In questo caso riceviamo bene. Ma però difendono, riescono a gestire, difendono. Vediamo esatto, come difesa. Finisce il terzo tocco. No, è caduta la palla. So che terra. Non bisogna lasciarsi andare. Al tifo. Al tifo. Ma siamo l'Italia. Anche se questo Egitto ci sta veramente deliziando di con belle colpi giocate interessanti, esatto, sì, esatto, sì, 21-18, sì, per l'Egitto, ed ancora il capitano in battuta. E non ha paura di tirare. Anche qui l'Italia non è riuscita a rigiocare questa palla, una riusciamo palla un po' pasticciata, esatto. Ma oh, qui c'è un'invasione dell'Egitto che porta l'Italia 21-19. Nel frattempo ci raggiunge anche velocemente in postazione Antonio Liberti, presidente dell'Aquila Spilimbergo, che ha partecipato con le ragazze all'Under 19 e consigliere del comitato regionale Friuli Venezia Giulia. Intanto Antonio, vorrei chiederti come avete vissuto questa esperienza con le tue ragazze. In questa è la vostra prima volta nella World Cup Cornacchia, esatto, World Cup. Grazie Doriana intanto dell'invito. Allora, prima di rispondere a te devo fare tre ringraziamenti. Il primo alla famiglia Cornacchia per l'impegno che ci ha messo anche quest'anno nell'organizzare questa manifestazione, che veramente credo che sia il top per la nostra regione, per la pallavolo. Avere così tante squadre di alto livello in un contesto come il nostro è veramente, credo sia uno sforzo immane, e quindi complimenti per quello che avete fatto. Io credo che un complimento vada fatto anche per questa grande cornice di pubblico che c'è oggi al forum, e credo che deve essere uno sprone per portare la grande pallavolo che nella nostra regione c'è, portarla qui a Pordenone, perché veramente ce n'è tanto bisogno. E il terzo complimento lo voglio fare al Chions, che ha vinto, certo, ha vinto il titolo, e anche alla squadra di Trento che ha cercato di combattere, ma credo che per questa volta non ce ne sia stata proprio, assolutamente, sono stati Chions, bravi, brave le ragazze, tutto lo staff meritato, esatto, è da anni che lo cercavano. Questa era stata già una finale di alcuni anni fa, e è stata anche la semifinale dell'anno scorso, esatto, se non ricordo male, esatto, no? Quindi brave, e quindi veramente brave. Per tornare alla tua domanda iniziale, intanto per guarda noi... ti dico che siamo 23 allora 20. Stiamo un attimo sulla partita, stiamo un attimo, no? Sulla credo partita che sia importante. Che Oscar vuoi finire il commento? Sì, volentieri. Siamo 23 a 21, a 21 dopo questo attacco da posto 4 del nostro Nicola col numero 11. E l'Egitto intanto fa rientrare il palleggio che aveva sostituito per alzare il muro, e intanto viene gridato il nome Italia Italia, parte per il incitare... tifo sulle tribune, eh sì, ecco. Si passa dal centro, 24-21. Questo numero 3 non riusciamo a fermarlo. No, ha una fisicità importante. Io credo che sia oltre i 2,5 metri. Considerato che la rete è 2,43 metri, lui gli mancano, secondo me, meno di 40 centimetri per arrivare sopra il bordo della rete. Battuta dell'Egitto. Riusciamo a ricevere correttamente. Palla in 4. Murato. Ai. E vince l'Egitto. Vince. 25-21 si chiude. Il secondo set tutto pari. E allora Antonio, che spettacolo stiamo vivendo? Allora, un consigliere bellissimo... da consigliere regionale quale tu sei? Guarda, ti dicevo prima, manifestazioni come queste fanno bene alla pallavolo regionale. Quindi quello che stiamo vedendo adesso è un bellissimo spettacolo, e soprattutto perché qua, come avete dimostrato, passano i giocatori che poi andranno in Serie A, andranno a giocare con le varie nazionali, per cui è un'ottima vetrina per vedere questi campioni in erba che poi, insomma, mi pare che di nomi ne abbiamo tanti, sì, no? Per Giannelli, esatto. Micheletto, Balaso. Sono tutti passati di qua, no? Paolo Zonca, sono
appunto della nazionale italiana attuale, su 14, 12 sono passati da qui. Ecco, quindi questo dimostra il tasso tecnico di questo torneo, Leonardo, che è veramente Scanfer, molto alto. Cioè, veramente ora, come ora, faccio fatica anche a ricordarli tutti a memoria, perché da Filippo Lanza, Leonardo Mosca, voglio dire, sono tutti giovani che sono passati recentemente. Non torno indietro negli anni, perché dovrei ricordare Thomas Beretta, dovrei ricordare Filippo Lanza, dovrei ricordare Emanuela Leggeri. Beh, però è una bella Calisi. Memoria, eh? È una bella memoria, te le, anni di te memoria, le ricordi, te le ricordi tutti. Io spero che fra questi giovani sicuramente ricorderemo fra qualche anno come stiamo ricordando ora. Ma infatti come federazione, ti dicevo, è importantissimo avere questi tornei, soprattutto per le ragazze. Come adesso mi tolgo i panni di consigliere federale, prendo quelli di presidente di una società sportiva. Per noi è stato il primo anno ed è un bellissimo torneo, perché hai la possibilità di confrontarti con squadre di altissimo livello, nonostante ad esempio la nostra sia una società di provincia, però abbiamo giocato bene, a volte abbiamo giocato anche alla pari, ed è molto importante per queste ragazze, perché annusano anche quello che è un livello di pallavolo molto alto, che difficilmente avrebbero possibilità di incontrare nei loro campionati. Quindi queste cose qui fanno benissimo, perché a volte gli possono dare quel guizzo, quel quid in più per tirare fuori quella parte che normalmente non viene fuori durante la fase di campionato. Per cui benvengano tornei come questi. Io sono sincero, non so come fate, perché te lo spiegherei a livello organizzativo, tra squadre c'è un anno di lavoro, immagino. Grazie anche a Stefano, a Matteo Cornacchia, a Tiziano, a tutti noi bravi. Siamo proprio la parte finale, però quello che hai detto tu, quello ci riempie d'orgoglio, la frase che hai detto, che squadre di provincia come la stessa Domovi Porcia, come anche nel calcio sta succedendo questo, no? Che ne so, il Porcia che deve giocare contro l'Atalanta, il Fiume Veneto deve giocare contro l'Empoli, cioè piccole realtà che si possono confrontare con grandi realtà senza snaturare la loro natura. Beh, guarda, quindi questo è bello, questo torneo è bello perché ti dà questa possibilità. Beh, ma guarda, ti dico, nel nostro girone c'era il Chios che ha vinto, e c'era l'Egitto che è arrivato terzo. Poi abbiamo giocato con una squadra americana, il Northern Lights, mi pare. Esattamente. Cioè, e nonostante tutto, cioè, il Chions ha vinto la finale e l'Egitto è arrivato terzo, ma non abbiamo sfigurato. Cioè, pur essendo una squadra di provincia, abbiamo giocato, per dire alla pari mi sembrerebbe eccessivo, però insomma non è che abbiamo preso una battostona. Quindi questo fa dire che nonostante tutto, nello spirito di competizione, di tornei come questo, servono anche per le squadre di provincia per confrontarsi, magari anche giocare anche, a volte anche alla pari, perché no? Sono tante partite concentrate in pochi giorni, no? Io ho ricordato prima come Velasco, tu sai che da ieri noi abbiamo Velasco anche adesso qui sotto. Sì, ho visto qua sotto insieme a Frigoni. Velasco e Frigoni, e spendere parole entrambi di elogio per questa manifestazione, e ci hanno definito una mini olimpiadi. Io credo che fa bene a noi, ma fa bene a tutti quanti. Sai Doriana, qui si gioca in casa, perché io sono stato alla fine del mese di febbraio, sono andato con il Club Italia Allargato, che è praticamente i migliori ragazzi della selezione maschile. Siamo stati a Roma una settimana al Club Italia Allargato insieme a Frigoni, e ci sono stati molti complimenti nei confronti del Friuli Venezia Giulia per bene. Il lavoro che si sta facendo. Quindi tornei come questi, che hanno questo successo, è legato anche perché c'è una buona base di pallavolo. Certo, e abbiamo la buona bisogno. Base è dovuta anche a questi tornei che voi fate. E dopo per cui lo stop che tutti abbiamo subito, c'era bisogno di avere il coraggio di ripartire. Ma sai, io ho l'incoscienza. Ma io dico, è come l'elastico, quando tu lo tiri, quando poi lo molli, scatta via. E questo periodo in cui siamo stati fermi è come aver tirato questo elastico. Nel momento in cui lo lanci, poi tutta la forza propulsiva viene fuori, e la pallavolo, almeno io penso, in Friuli Venezia Giulia, a Pordenone, ce n'è veramente tanta e di buona qualità. Quindi grazie per quello che avete fatto, ottimo risultato, e chissà grazie che a ci voi. Rivedremo anche il grazie prossimo Antonio, anno. Grazie per il lavoro che fai nella tua società dell'Aquila Spilimbergo, che sta viaggiando alla grande, e grazie per il tuo lavoro come consigliere federale. In bocca grazie al lupo per tutto. Grazie a voi ancora, in bocca al lupo. Grazie Antonio, ciao. E rientriamo in telecronaca, caro Oscar, cosa mi racconti? Doriana. Allora, siamo ripartiti dall'1-1 dei set precedenti, quindi il primo set vinto dall'Italia, il secondo set vinto dall'Egitto, e siamo ripartiti anche adesso in assoluta parità, perché praticamente siamo scambiati
un punto a testa, adesso l'Italia conduce 2-1 e siamo al servizio con il nostro numero 7 Francesco Barretta. Le formazioni sono quelle del secondo set, non è cambiato nulla. Nell'Egitto non c'è il numero 10, bella questa chiusura del numero 2 che, come dicevo, ha sostituito il numero 10 infortunato nel secondo set. Non ce l'ha più fatta rientrare. Lo vedo che lì insieme ai suoi compagni in zona di riscaldamento non sembra essere dolorante, però il suo allenatore probabilmente non ha voluto rischiarlo. Si tocca la schiena. Ancora sta facendo gli esercizi di stretching, sì. Probabilmente sarà due difficile pari. Vederlo in campo. Sì, due pari. È un pallonetto da parte dell'attaccante dell'Italia che ha sorpreso tutti quanti. Esattamente. Cioè, sono rimasti praticamente immobili. Ha utilizzato un colpo che fino adesso non avevano mai utilizzato e quindi non l'hanno letto subito e sono rimasti fermi. 3-2 per l'Italia. Siamo al servizio con molto Nicola. Insidiosa questa battuta flottante. Pitos, sì. Qui non c'è all'out. Anche modo di contestare perché era proprio fuori. All'out. Palla fuori. Attacco fuori del nostro capitano Lorenzo Magliano che si schiera per la ricezione. Al servizio l'Egitto con l'opposto numero 2. Palla spin molto tagliata. Bella alzata del palleggiatore dell'Italia, sì. Bellissima. Il muro egiziano arriva in ritardo. Gesto tecnico bellissimo, ha spiazzato completamente il muro dell'Egitto. Devo dire che il numero 3 dell'Egitto, se non sbaglio anche il capitano, si contraddistingue. È per grinta, è e per qualità, la capigliatura anche. Per la capigliatura, sì, non passa inosservato. Sì, ricordiamo sì. Che sono anche ragazzi molto giovani, anche certo. Loro. Oh! E dice, mani si batte sul petto e qui non si passa. Lorenzo Magliano mette a terra il punto numero 5 per l'Italia con un muro sul numero 2. E 5-3, due punti di vantaggio per l'Italia. Errore servizio in servizio out. E anche perché stanno out. Forzando molto sì. La battuta per mettere in difficoltà la ricezione sì, dell'Egitto. E io qui mi fermo un secondo perché ci raggiunge in postazione... Anche lui una leggenda della pallavolo italiana, sono emozionata nel presentarlo, Angiolino Frigoni, perché ci ha regalato tante belle cose con la nazionale maggiore. Non la disturbo più di tanto, ma le chiedo che spettacolo sta vedendo tra Egitto e Italia e se si aspettava un Egitto così. Guardi, io ho allenato la nazionale egiziana. E questo me lo ricordavo, ma non volevo far brutta figura. No, l'ho allenata, conosco, l'ho allenata tempo fa, quindi questi ragazzi non li conoscevo ancora. Ma dal punto di vista fisico è una buona squadra e poi gli egiziani sanno giocare a pallavolo. Non è che, sì, cioè, sì. Per me non è niente di nuovo e di inaspettato, diciamo così. Come vedi invece i ragazzi dell'Italia sull'uno pari e stanno combattendo punto a punto, quale sarà la chiave per portare a casa questa partita? Commettere meno imprecisioni. Credo che ci troviamo troppo spesso a non poter attaccare per la palla imprecisa. Alcune scelte in attacco non sono buone, però insomma, siamo lì che stiamo lottando e quindi non è... Sbagliamo noi, ma sbaglia anche l'Egitto. Certo, sono ragazzi, certo. Dobbiamo considerare che sono ragazzi giovani, che quindi l'errore fa parte dell'apprendimento per loro. Certo, ma lei è già venuto a questo torneo, è ritornato, ha portato anche Velasco. Cosa ha visto di cambiato in questa World Cup? Ricordiamo, siamo stati fermi per il Covid come tutti quanti e siamo ripartiti. Ma io l'ultima volta che sono venuto mi ricordo. Credo che non sono rimasto fino alla fine, ma credo che abbia vinto la nazionale italiana, quindi è stato... Di buon auspicio. Sì, però quello che è cambiato, non mi ricordo contro qui, ma in queste semifinali c'erano tre nazionali e Modena, e quindi questo significa che questo torneo non è solo interessante dal punto di vista, diciamo così, locale, inteso come italiano, ma che è... appetibile anche per altre nazionali, non solo squadre di club, che lo vedono come un momento importante per il miglioramento.
e anche per tanti giocatori di mettersi in mostra per farsi scoprire poi dai talent scout, per poter avere un futuro anche per gli stranieri di venire in Italia. Sì, credo che per gli stranieri sia così, anche così, anche se questa è un'età, diciamo, un pochettino, cioè un po' troppo presto, diciamo così, per venire in Italia da stranieri. Per noi è importante perché in quella nazionale credo che ci siano due soli titolari di quella che è la nazionale vera, ed è un modo per gli altri per poter mettersi in mostra, per farsi valutare anche dal tecnico, vedere se si anche per un miglioramento individuale, perché queste competizioni e giocare alle finali non è che vengono così spesso, è un momento di crescita importante, anche solo emotivamente è un momento di crescita. Grazie della sua presenza. Prego. Grazie delle belle parole e complimenti, perché oltre alla bellezza del torneo è bello vedere questa cornice di pubblico, tutti i ragazzi giovani, tutti i giocatori o giocatrici, e quindi complimenti ancora. Grazie a lei, in bocca al lupo e arrivederci. Grazie mille. Beh, è sempre un'emozione, Oscar, parlare con i miti della pallavolo, perché ricordiamo Angiolino Frigoni arrivò dopo l'era Velasco e ha dato grandi, grandi soddisfazioni all'Italia, certo, alla nazionale. E vederli qua, nel nostro palazzetto, vivere con noi la World Cup, la Cornacchia World Cup, non è da poco. Assolutamente, sono grandi soddisfazioni vedere questi personaggi che hanno fatto la storia della pallavolo venire a vedere le fasi finali del torneo. Vuol dire che è diventato, come diceva giustamente il nostro ospite, un appuntamento importante, non solo locale inteso come, diciamo, italiano, ma anche internazionale. Beh, anche la sorpresa di vedere un palazzetto pieno, benché loro siano abituati, ma loro perché hanno le nazionali, cioè non è scontato avere i palazzetti pieni il giorno di Pasquetta, e oltretutto c'è il sole. Una bellissima fuori. Giornata, esatto, sì. 9 pari. Riprendiamo la cronaca, sì, stiamo andando avanti, avevamo fatto un piccolo strappetto, un break di 2 punti che l'Egitto ha prontamente ricucito. Quindi diciamo che per gli addetti ai lavori l'Egitto non è una sorpresa, perché ricordo anche che uno dei primi allenatori che andò in Egitto era Carmelo Pittera. Sì, esatto. E quindi vuol dire che hanno voglia in Egitto di migliorarsi e che amano gli allenatori italiani. Allenatori italiani e non solo, perché ad esempio la selezione femminile è guidata da un allenatore brasiliano. Sì. Stanno cercando di portare nel loro paese le conoscenze dei paesi, diciamo, con una tradizione pallavolistica molto molto più radicata e importante. Intanto attacca fuori il nostro Francesco Barretta. Io non so se Barretta. La stanchezza, ma l'avevo vista dentro. No, io questa l'ho vista fuori, sono d'accordo con l'arbitro. Va bene. Quindi, potrebbe essere. O forse devo cambiare gli occhiali. Non abbiamo video non check, quindi ci fidiamo a quello che dice. Assolutamente, ci fidiamo sì. Dell'arbitro. No, che comunque sta arbitrando molto bene questa gara, stanno arbitrando molto bene perché non ci sono state praticamente proteste. Bene, da dove è passata questa palla? In mezzo? Non saprei, da quassù è fatica a vederlo, bisognava essere al piano del terreno di gioco per vedere dove si è infilato il pallone, probabilmente in mezzo al muro, direi, anche se mi sembrava abbastanza chiuso. Comunque siamo a 11-10 per l'Egitto, che continua a servire con l'opposto numero 2, finalmente riusciamo a toglierlo dal servizio e ci riportiamo sull'11 pari e andiamo sulla linea dei 9 metri con Federico Miraglia, numero 14. Federico Miraglia che probabilmente batterà Flott, da 5 verso 5 era l'intenzione, ma la palla si ferma in rete. Più uno per i nostri avversari, 12-11. Punto a punto, Sì, punto a punto. Ma questo è un set importante, perché normalmente quando le partite sono sull'1-1 il terzo set è uno spartiacque importante. Sì. Comunque complimenti anche al libero dell'Italia. Stavo per dire esattamente, mi hai tolto le parole di bocca. È poco vistoso, però fa il suo, riceve molto molto bene.
Palla alta in testa al palleggiatore, veramente bravo. Sì. Complimenti a Luca Loreti. E andiamo a servire, appunto, parlando di palleggiatore, con Gabriele Mariani. Serve una palla corta. Il centrale dell'Egitto è una sentenza, Sì. Abbiamo delle difficoltà. Infatti probabilmente la scelta di forzare un po' più in battuta, quindi sbagliando anche qualche battuta in più, è per non far giocare il gioco al centro, per non far giocare con palla in mano il palleggiatore, perché quando ha la palla in mano serve molto spesso i suoi centrali. Però non è dotato di una gran battuta, No, battuta, cioè, piede a terra, neanche flop. Sì. Quella non è l'unica cosa che gli manca. Sì, probabilmente sarà anche molto giovane a vederlo. Grande fisico davanti in prima linea, è una sentenza. Non ha ancora acquisito una battuta potente, una battuta flottante che mette in difficoltà la squadra avversaria. Andiamo a servizio con il nostro capitano Lorenzo Magliano. Questa è una parata, praticamente. Difesa, grande difesa. Rimettiamo la palla di là, free ball per l'Egitto. Palla aperta in posto 4. Non c'è tocco del muro. E questo è un errore. Portiamo a casa il punto. Era anche tanto sotto rispetto alla palla. Praticamente se l'è trovata dietro e non è riuscito a scaricare il braccio. Esattamente. Ha anticipato tantissimo la rincorsa. Capitano dell'Italia in battuta, 14-13. Palla e mette in rete. È andata dritta in rete per regalare il 14° punto all'Egitto. Il numero 1 dell'Egitto in battuta, 1 pari come set, 14 pari terzo set. Totale parità. Totale parità. E qui, bravo il muro, l'ha intercettata, ma la difesa non è riuscita a partire. E punto per l'Italia, meno male. Un bell'attacco del nostro numero 11, sì, esattamente. Dobbiamo cercare di rimanere avanti. Adesso c'è un cambio. Sì. Esce Federico Miraglia ed entra Matteo Sacco con il numero 12. Cambio al centro per l'Italia. Matteo Sacco, che abbiamo già visto anche prima durante il secondo set, probabilmente è un'alternanza che sulla base dell'attacco della squadra avversaria il nostro allenatore fa spesso, perché l'abbiamo già visto fare due volte. E qui andiamo a più due. Non riesce la difesa volante del libero dell'Egitto, che si lancia ma non riesce a rendere il pallone giocabile. Time out dell'Egitto, più due, vuole fermare subito, vuole parlarci su, perché due punti sono tanti. Sì. Hai visto, fino a 14 siamo sempre stati pari e ora è il momento che bisogna dare lo strappo. Esattamente. Adesso, se riuscissimo a portare a casa un altro piccolo break, sarebbe molto molto importante nell'economia di questo set. Sempre i ragazzi attorno a Michele Zanin, tutti attorno a lui. Gli egiziani invece sono già in campo. Sì. Hanno fretta, devono. Sono rientrati subito. Fare il cambio palla. E si riparte con la battuta dell'Italia sul 16-14, terzo set. Abbiamo in battuta Lorenzo Menichini, il nostro centrale. Battuta flot da 5 verso 5. Stiamo soffrendo il gioco al centro dell'Egitto. Anche col cambio del centrale. Non ha sortito grande effetto. No. Purtroppo è stata una battuta abbastanza morbida. Sì. Ricevuta molto molto semplicemente dal numero 4, che ha messo nelle mani del palleggiatore la possibilità di giocare qualsiasi palla volesse. 16-15 per l'Italia. Brutta battuta, finisce in rete. Brutto errore battuta del capitano a metà rete, sì, dell'Egitto. E torniamo in battuta con il nostro numero 7, Francesco Barretta, che ci ha dato delle soddisfazioni dalla linea dei 9 metri. Vediamo se continuerà. Mette in difficoltà la ricezione, solo palla alta che viene sfruttata molto bene dall'Egitto. Sì. Mette la palla sulla riga,
coach Zanin si gira verso gli uomini della sua panchina per avere conforto e vediamo degli indici girati verso il basso, quindi l'arbitro ha avuto ragione. Battuta flotte del numero 15 dell'Egitto che finisce direttamente fuori almeno di un paio di metri e l'Italia si appresta a servire con il nostro numero 11 Nicola Agapitos. Battuta flotte ricevuta facilmente e attacco da posto 4 in diagonale che mette a terra la palla. Rivediamo con piacere il numero 10 in campo che in questo momento sostituisce il palleggiatore numero 1, probabilmente ci accingiamo a vedere un doppio cambio per l'Egitto, cosa che ancora non abbiamo visto, perché abbiamo l'opposto numero 2 al servizio e l'opposto numero 10 in prima linea. Quindi al momento giocano questo scambio senza palleggio. Palla fuori. Palla fuori. Palla fuori di Lorenzo Magliano. Secondo me è passata abbastanza distante dalle mani del muro, però considerato che l'Egitto sta giocando senza palleggiatore forse era il caso siamo 18 pari e c'è il time out anche per l'Italia. Coach Zanin vuole fermare subito il servizio egiziano per non farli scappare via. Le squadre rientrano in campo. Si rientra in campo, 18 pari, 1 pari come set, servizio all'Egitto. Dell'Italia, attacco da posto 4, difesa e palla qui, a terra. Sì, palla a terra, ingenuità a terra dell'Egitto e punto per l'Italia, 19-18. Ecco che l'Egitto completa il doppio cambio, entra il numero 7, quindi tornano a giocare con l'attacco 3, numero 7 che non abbiamo ancora visto in campo, è la prima volta in questi tre set. Vediamo un pochino come se la cava. 19-18 per l'Italia. Attacco da posto 4. Una bella diagonale, il muro non è riuscito a contenerla. Si fa piacere vedere che il numero 10 è completamente ristabilito, è entrato e ha messo giù la palla. Si è riposato. Esatto. No, stavamo scherzando, però insomma ci fa piacere che sia rientrato in campo. Un buon servizio al numero 4 dell'Egitto che non mette in difficoltà la nostra ricezione. Si rigioca. Riproviamo, eccola qua. Diagonale profondo del nostro capitano Lorenzo Magliano e palla a terra. 20-19. Anche lui è una sentenza quando tocca palla, eh? Sì, pochi errori. Sta giocando molto bene. Andiamo a servizio con il nostro palleggiatore. Brutta la ricezione, così brutta. Così. Tiene il nostro muro. La rigioca, la palla la è buona. Rigioca. La palla è giocabile. Palla toccata. Palla toccata e l'Egitto mette a terra il contesta però punto. L'Italia, Oscar, contestano quella palla, allora, che secondo loro è passata. La palla, come sai benissimo, deve passare all'esterno delle antenne. Secondo me da questa posizione posso dirti che è passata all'esterno. Sembrava tutto regolare. Per quello che abbiamo visto noi sì, poi non vogliamo discutere né l'operato degli arbitri né quanto ha visto il coach Zanin. E siamo sul 20 pari. In battuta
l'Egitto col suo centrale. Presa, oh, brutto bagger, brutto, gran brutto bagger del centrale, ha delle bellissime qualità in attacco, ma in difesa si deve ancora un po' fare. Lo volevo dire prima, quando abbiamo visto questa battuta abbastanza da mini volley, quasi oserei dire, da una persona alta 2 metri, e anche in difesa probabilmente ha bisogno di fare un pochino di esperienza, diciamo. Comunque buono per noi, 21-20, andiamo al servizio con il nostro capitano. Tiene il muro dell'Italia e invece 21 pari nel secondo attacco dell'Egitto. La palla c'è, viene ancora toccata e schizza fuori dal muro. Doppio cambio per l'Egitto. Rientra il palleggiatore. Palleggiatore titolare opposto, col numero 1, e l'opposto che ha iniziato il set col numero 2. Anche se non escludo che nel prossimo set potremo anche rivedere il 10. E si incarica della battuta proprio il palleggiatore dell'Egitto. 21 pari, 1 pari come set. Si ferma il gioco. Credo che l'arbitro non avesse ancora autorizzato il servizio. Quindi nulla Quindi di si fatto ripete. E si riparte. L'Egitto al servizio. Palla profonda. Bella, bella difesa. Difesa del libero dell'Egitto. Attacco contenuto dal nostro muro passivo. E 22-21. E ci pensa Nicola. Italia. Agapitos con un mani fuori irrecuperabile da parte della difesa egiziana. E siamo 22-21. Punti caldi adesso, ogni palla scotta. E adesso siamo oltre il 20 e quindi i palloni pesano di più. Eh sì. È al centro, non riusciamo a fermare i centrali dell'Egitto. Stiamo soffrendo abbastanza entrambi i loro centrali, sinceramente. Sì. Dal punto di vista dell'attacco, tutti e due. Però noi tamponiamo la cosa con degli attaccanti laterali più prolifici rispetto ai loro. Allora, Egitto al servizio con il capitano numero 21. Una palla a spina a mezza forza. Non ha forzato Stesso questa volta discorso, l'attacco. Esatto, il nostro attacco non è stato forzato. Oh! Piccolo incidente sotto rete. Invasione dell'Egitto. Il primo arbitro sanziona un'invasione all'Egitto. Sembra che sia tutto a posto per il nostro numero 7, che era caduto scontrandosi con un compagno a muro. E questo fa sì che andiamo sul 23-22. Esattamente. Al servizio Francesco Barretta. Buono servizio. E l'Egitto mette a terra un pallonetto su una pipe che non era venuta benissimo. Palla un po' bassa. Cambio per l'Egitto, esce il numero 15 ed entra il numero 9. 23 pari. In servizio l'Egitto. Eccezione dell'Italia, alza il libero, attacco da posto 4, passa in mezzo al muro. Con un muro a 3. Bella attacco. È passato in mezzo bravi al muro. Bravi ragazzi, bravi. E ci porta al primo set point per l'Italia. Che va in battuta con il nostro numero 11 Nicola Agapitos, che ha messo in difficoltà nelle rotazioni precedenti la ricezione dell'Egitto. Sì, anche adesso alzata del libero, difesa dell'Italia, schiaccia il centrale, finalmente
un muro per fermare il centrale. E 24 pari. Esultano. E sfondano al terzo attacco e mette palla a terra. Esultano i ragazzi dell'Egitto. Un bravo Lorenzo Magliano che è riuscito a contenere l'attacco al centro. Però non siamo riusciti a portare a casa il punto. 24 pari. L'Egitto al servizio con il numero 2. Bella alzata. Punto per l'Italia, 25-24. Ci sono proteste da parte dell'Egitto. Perché chiedevano i quattro tocchi, se non sbaglio. Non saprei che cosa sta chiedendo, sì. Perché secondo me l'azione era abbastanza semplice, nel senso che c'è stato un attacco e ha preso le mani del muro e è andata fuori dall'altra parte. Non... 25-24 mi sono perso Italia. Qual è il motivo della contesa, sinceramente. Secondo me chiedevano il quarto tocco. Ah, potrebbe essere. Chiedevano il quarto tocco, però nel frattempo... Sì, la palla era abbastanza bassa, sì. Nel frattempo il coach dell'Egitto chiama time out. Chiama il suo secondo time out con l'Italia avanti 25-24. È abbastanza veloce a dire quello che pensa il coach dell'Egitto. Sì, li sì, fa rientrare neanche dopo 15 secondi. Esatto. Allora, l'Egitto è in posto 4. Vediamo se l'Italia riesce a mettere un muro serio sul centrale. O una buona battuta. O anche una buona battuta. Abbiamo al servizio Federico Miraglia con la sua flotte. Vediamo se riesce a mettere in difficoltà la ricezione egiziana. Bel servizio ricevuto molto bene. Teniamo sulla palla questo, e abbiamo la possibilità di rigiocare. Murato. Azione rocambolesca. Che azione! Ma che azione! Complimenti, Oscar. Complimenti a entrambe le squadre, sì. Bravissimi. C'è stato un muro tetto dell'Italia sull'attacco da posto 4, rimbalzato sulla testa del centrale e rigiocato dall'Egitto. Bravi e fortunati, bravi, devo bravi. Dire. Complimenti a questi ragazzi, eh? Sì. Complimenti a entrambe le squadre. 25 pari. Al servizio il numero 4 dell'Egitto, un'ottima ricezione del nostro libero, grandissima palla 26 di Lorenzo a Magliano. Mette giù una parallela pulita e porta l'Italia sul 26-25. 26-25. Terzo set point. Sarà quello buono? Ma andiamo al servizio. Vedremo, perché Egitto non lascia cadere nulla. Non molla. Anche adesso vediamo, sono riusciti a salvare su una palla, su una recessione lunga sono riusciti a salvarsi. Grandissima palla, il nostro capitano che chiude il terzo set. 27-25, grandi giocate da entrambe le squadre e siamo sul 2-1 per l'Italia, ma complimenti veramente a questi atleti. A entrambe le squadre, sì. Sì, entrambe le squadre, complimenti, perché non stanno mollando niente. Un attimo di pausa, ci risentiamo nell'inizio del quarto set. A tra poco.
Le squadre rientrano in campo per il quarto set. Ricapitoliamo i parziali: l'Italia ha vinto il primo set per 25-23, l'Egitto ha vinto il secondo set per 25-21 e nel terzo parziale l'Italia si è imposta per 27-25. Come dimostrano anche questi parziali, la partita è molto combattuta. Si vedono delle belle giocate, delle bellissime difese e degli attacchi veramente, veramente importanti. Beh, intanto ripartiamo da 2-1 per l'Italia, ma con un Egitto che veramente ci sta regalando, questa partita ci sta regalando delle emozioni non da poco. E il pubblico si sta divertendo. E ripartiamo, 2-1 per l'Italia, in battuta col numero 5. Lorenzo Magliano. Bagger del libero, difesa dell'Egitto, palla in posto 4. Out, chiedono il tocco gli egiziani, ma non anche credo qui credo ci sia che stato tocco. L'arbitro abbia visto bene. L'Italia è rientrata in campo con gli stessi 7 giocatori del set precedente, stessa cosa per l'Egitto, è rientrato in campo il numero 2 come opposto e non il numero 10 che si era infortunato nel set precedente. Tentativo di parallela del capitano numero 21 che esce di un mezzo metro abbondante e siamo 2-0 per l'Italia. Eh sì, era una bella parallela, però è uscita di parecchio fuori. Ora bisogna vedere se l'Egitto ha le energie per riprendere a giocare come gli altri set. Peccato, peccato, sì. Peccato, eravamo riusciti a difendere un primo tempo. Sì. 2-1. Uno dei nostri attaccanti è finito in rete. Battuta il numero 1 dell'Egitto. Battuta molto insidiosa. Ottima battuta, sì. E ancora al centro. Palla data coi centrali e Non riusciamo a difendere. L'Egitto riesce a ricevere bene la palla in mano al palleggiatore, il palleggiatore serve ben volentieri i centrali. Sì. Un'altra bella battuta che però ci permette di rigiocare la palla e palla a terra. Bella diagonale. Nicola Agapitos, numero 11, mette a terra la palla e manda al servizio Lorenzo Menichini. 3-2 per l'Italia e siamo all'inizio del quarto set. Errore, palla in rete, si dispera il centrale dell'Italia, ma dai, siamo solo all'inizio del quarto set. Si ferma sul nastro la sua battuta e torniamo a ricevere la battuta del capitano dell'Egitto numero 21 che serve flot, apertura in posto 2, carambola tra i due giocatori a muro dell'Egitto e la palla va, diciamo, a terra. Era anche un po' scomposto il muro abbastanza dell'Egitto. Buono per l'Italia che porta a casa un altro punticino. Francesco Barretta mette a terra questo punto e si porta sulla linea dei 9 metri per il servizio. Servizio spin ben ricevuto dall'Egitto, ancora primo tempo, palla toccata. Palla toccata e punto all'Egitto. La toccata. Sì. 4 pari. Decisamente. Speravo, l'avevo vista fuori. Sì. Però invece mi sono persa il tocco. Succede. 4 pari. Un'altra bella battuta dell'Egitto che ci mette in difficoltà. Fortunatamente il nostro palleggiatore riesce prepotente, a un pallonetto a muro, prepotente, sì. Bravo. Riesce a gestire a muro. E il nostro Nicola col numero 11 mette la palla a terra e si appresta a servire. E arrivano addirittura 2 palloni, ne basta solamente uno, ragazze. 5-4 per l'Italia. E ancora una battuta in rete. Ancora palla sul nastro. Direi proprio rete piena che più che sul nastro. Ok, giustamente. 5 pari.
l'Egitto al servizio con il suo numero 2 che salta con una battuta a mezza potenza e mettiamo a terra da posto 4 con il nostro capitano Lorenzo Magliano il punto del 6-5 per l'Italia. Allora andiamo in battuta con il nostro numero 14, Federico Miraglia. Bella difesa, che difende, bella difesa. No, ha difeso il numero 11, mi sono sbagliato. Succede che attacchiamo fuori. Attacchiamo fuori, naturalmente si chiede il palla tocco. Palla e punto all'Egitto. Niente tocco, sei pari. Sei pari, però si sa che i giocatori ci provano sempre, no? È consuetudine provarci. Certo. Finché lo si fa in maniera abbastanza corretta ci sta. Vediamo un po' questo primo tempo, non c'è stata una grandissima intesa tra il nostro palleggiatore e il nostro centrale, palla aperta in posto 4. Credo che ci sia anche un'invasione dell'Egitto. Il secondo arbitro sta segnalando l'invasione dell'Egitto. E quindi è non punto è d'accordo per l'allenatore dell'Egitto, no, su questa decisamente invasione. Non d'accordo. Però il secondo arbitro era lì e ha fischiato invasione. 7-6 per l'Italia, siamo su 2-1 come set. Servizio con il nostro palleggiatore Mariani che mette una palla abbastanza morbida di là e l'Egitto ci punisce subito con un attacco da posto 4 molto potente e manda al servizio il nostro amico centrale numero 3. Eh sì, vediamo un po'. Sì, a questa battuta non ha pienamente il controllo degli arti. Litiga ancora, un po' secondo con la battuta, sì, però penso sì, che sia un atleta che fra qualche anno dirà molto bene. Sì, la sua probabilmente. La sua, sì, sì, sì. Sì, ancora nel suo deve, ruolo sicuramente. Deve un pochino affinare un po' i fondamentali, sì. E questa invece è una battuta out a filo. Di pochi millimetri credo che sia andata fuori. Sì, il nostro capitano ci ha provato, ma la battuta è risultata leggermente lunga. Otto pari. L'Egitto in battuta con il palleggiatore numero 1 che ha questa flot fastidiosissima. Eh sì. Sì, 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 l'allenatore dell'Egitto sì, protesta, ma il suo giocatore numero 2 ha alzato la mano ammettendo il tocco. Addirittura il palleggiatore allontana l'allenatore dicendogli guarda che hanno ragione loro, la palla è toccata. Vediamo che anche il primo arbitro chiede un po' di tranquillizzarsi perché il libero ha battuto le mani, si è rivolto verso il primo arbitro battendo le mani, diciamo che ci sta nell'agonismo della sì, partita, sì, esatto, la sentono. Adesso ancora siamo nel limite della cosa sì, gestibile. 9-8. Niente da fare. Non riusciamo a gestire l'attacco in primo tempo dell'Egitto. Che questo non era no, potentissimo, era un attacco lento, non aveva potenza, però evidentemente salta, evidentemente vanno molto sopra il muro. Probabile. E 9 pari. E i nostri avversari portano a servizio il numero 21. Palla flot. Muro dell'Egitto. Effetto il primo sorpasso del set. Eh sì, porta l'Egitto avanti di un punto. 10-9. Vediamo le ragazze egiziane che vanno tutte verso la panchina dell'Egitto per far sentire la loro vicinanza. L'arbitro fischia dentro la palla. La palla è dentro. Tutta la panchina egiziana ha confermato la decisione dell'arbitro. 10 pari. Perfetta parità, molto equilibrio in questa partita. Sì, al servizio Francesco Barretta che ottiene un mezzo punto per rigiocare la palla.
Il punto lo completa il nostro numero 11 Nicola Agapitos, che chiude con un money out. 11-10. Ancora a servizio Francesco Barretta. Si capovolge in poco tempo la situazione. La situazione. E quando le partite sono in perfetto equilibrio è così. Una cosa è certa, questi ragazzi ci stanno regalando un bellissimo spettacolo di pallavolo. Sì. Partita combattuta, begli scambi, molto molto bello. Grande apertura, bella apertura. È gran muro. Un po' corta, sì. E purtroppo gli è rimasta un po' corta la palla e l'attaccante si è trovato quattro mani sul pallone non prima che potesse colpirlo. Non era una gran bella alzata no, questa. No, mi sembrava meglio, invece è rimasta corta. E siamo 12-10. Due punti avanti dell'Italia. Errore dell'Egitto ed ha palla toccata dell'Italia. Allora. Allora, e siamo 12-11. Contesta anche Zanin, contestano sì, i ragazzi sì, italiani. Sì, io sinceramente questa palla toccata non l'ho vista. Poteva starci forse un'invasione, perché la palla ci ha messo molto tempo a cadere, quindi sì, i ragazzi ricadendo secondo me sono finiti in rete, però hanno dato palla toccata, probabilmente avranno visto quello e non mettiamo in dubbio le decisioni arbitrali. L'Egitto in battuta e fa un ace, che ci fa ace molto fortunoso anche sì, palla che ha toccato il nastro ed è caduta davanti ai piedi del ricevitore. Mi viene da pensare che lo allenino però questo colpo, perché è già il terzo che ci fanno e questo colpo li porta sul 12 pari. Di nuovo in parità, numero 15 dell'Egitto in battuta, altra palla float che ci mette in difficoltà. E due ace di fila da parte dell'Egitto. Prevedo un time out a breve. Molto breve. Zanin si avvicina al secondo arbitro. Però abbiamo anche visto come in un secondo si gira la partita. Gira la partita. Deve essere il primo time out, secondo me, se non ricordo male, di questo set. Questo dell'Italia. Sai che sarei in difficoltà a individuare i migliori giocatori. Non vorrei essere nella commissione per capire. Nei panni della commissione. Sì, perché. Allora, sono... questa ancora magari vediamo un po' come procede la questione. Nella femminile secondo me sono state degne di nota le due centrali, adesso non ho sotto, numero, sotto mano i numeri, ma le due centrali di Kions e le due attaccanti laterali, sia la 16 che la 12, questa me la ricordo, mi sono piaciute tutte e quattro. Se l'MVP va una di loro quattro, secondo me ci stiamo vedremo, dentro. Vedremo poi qui la commissione cosa deciderà. Qui fortunatamente il numero 15 pensa bene di mettere la palla in rete dopo il time out. Sì, effettivamente non l'ho voluto dire che dopo il time out non si dovrebbe mai sbagliare segniamo, la battuta. Però... segniamo un punto a coach Zanin. Sì. Merito suo. 13 pari, 2-1 per l'Italia. Sì. Rigiocano la palla, non ha forzato, anzi ha cercato il pallonetto, una diagonale lunga che prende che in contropiede, sarebbe uscita. Non so perché gli andava incontro e quindi se l'è trovata proprio addosso la palla. 14-13 per l'Egitto, che manda in battuta il suo numero 2. La ricezione del buona libero. La ricezione, grandissimo attacco sui 3,5 metri. Sì. Lorenzo un Magliano, braccio veloce. La velocità del suo braccio e mette la palla a terra nel campo dell'Egitto. Portiamo 14 servizio, pari. Portiamo servizio a proposito di 14 pari, numero 14, Federico Miraglia. Che palla out. Ci palla mette out.
una flot piuttosto lunga che cade 2 metri fuori dal campo e ci riporta un punto sotto. Egitto 15, Italia 14. Tornando al discorso di prima sull'MVP di questa finale, sinceramente non saprei chi indicarti. Mi è piaciuto molto il nostro capitano e adesso ce lo conferma con un mani fuori da manuale che riporta in parità le squadre e ha fatto anche tanti punti, quindi potrebbe essere dato lui, secondo me, a mio parere. Poi deciderà la commissione premi. Sì, ma devo dire che anche il palleggiatore sta facendo una bellissima partita. E si stanno veramente adoperando i palleggiatori. Sì, i palleggiatori entrambi. E ripeto, come dicevo prima, forse perché il nostro Gabriele l'ho già visto giocare altre volte, non mi ha stupito, mi ha stupito di più il palleggiatore dell'Egitto, che è un gran bel giocatore. Nel nostro posto Francesco Barretta mette a terra il punto del 16 pari con un attacco sulle mani alte del muro e manda in battuta il nostro capitano Lorenzo Magliano, numero 5. Lorenzo Magliano che, anzi, parte con una flot. Siamo riusciti a contenere l'attacco del centrale. L'attacco del centrale egiziano, poi c'è una difesa del libero che alza e c'è l'invasione dell'Egitto. Invasione che ci porta sul 17-16. 17-16. Ancora non c'è lo strappo, nel set. Siamo tornati a mettere la testa davanti, già questo è buono. Ah, certo. Il capitano dell'Egitto, il giocatore numero 21, rimette subito in parità l'incontro. 17 pari e manda a servizio il palleggiatore con il numero 1. Palla flot da 1 verso 5. Primo tempo molto basso. Basso, si è un po' molto basso per poter attaccare. E purtroppo Lorenzo Menichini non riesce a mettere in campo. 18-17 per l'Egitto, che torna avanti di un punto in battuta col loro palleggiatore. Che ha questa palla velenosissima in battuta che ci ha fatto veramente bell'attacco sulle mani del muro, messo, che lo manda fuori. 18 bello pari. Il money out, 18 pari. Andiamo al servizio con il nostro centrale Lorenzo Menichini. Parte con una battuta flot, ricezione del libero dell'Egitto. Centro. E ci finalmente sta il muro e anche il gesto lì, finalmente li abbiamo fermati al muro. Festeggia Federico Miraglia, giustamente, dopo 3 set, quasi 4, è riuscito a prendere a muro il centrale avversario. Bravo Federico. E fa sì che l'Italia vada avanti di un punto. 19-18, sì. Ancora il nostro numero 8 al servizio. Palla veloce. Palla veloce, muro scomposto, punto per gli avversari. E giustamente va così, giustamente va così. Questa è la sequenza. E ritornano in parità. Egitto 19, Italia 19. Con l'Egitto che vorrebbe vincere il set per poter andare al quinto, mentre l'Italia vorrebbe chiudere la partita. Quindi vediamo come ci stiamo avvicinando ai alla punti fase caldi. Più calda. Grandissima palla. Grandissima palla di Nicola Agapitos. Una diagonale bellissima, veloce e potente. Palla sui 4 metri, imprendibile, 4 metri e mezzo, diciamo.
E andiamo al servizio con il nostro numero 7, Francesco Barretta. Recessione, palla spin, recessione del libro dell'Egitto. E cade la palla lungo posto 6. Appoggiata sopra il muro e in posto 6 c'era il buco. E sai cosa succede adesso? Che siamo 20 pari. Esattamente. E arriviamo nella fase calda dove i palloni pesano. Come nel set precedente. Come il primo set. Cioè sono stati tutti set molto tirati. Perché una persona che stimo molto, che purtroppo non c'è più, che ho sempre stimato, una delle sue massime più belle era perché fino a 20 sanno giocare tutti e dopo 20 che i palloni pesano. Però intanto abbiamo ci fanno vedere i nostri ragazzi che non pesa moltissimo la palla, perché mettiamo a terra al punto del 21-20 e portiamo in battuta il nostro numero 11, Nicola. E intanto il tifo cresce, il pubblico si fa sentire, sta incitando l'Italia. Ma l'Egitto non demorde, l'Egitto non molla, e continua l'Egitto non molla. A lottare. 21 pari. Cambio palla sistematico e doppio cambio per l'Egitto, che sostituisce il numero 1 col numero 10 e il numero 2 con il numero 7. E l'Egitto alza il muro, portando in battuta il palleggiatore nuovo entrato e riportando l'attacco a 3, che sul 21-21 è una cosa piuttosto importante. Noi siamo con l'attacco 2, abbiamo i nostri Federico e Lorenzo, serviti da Gabriele, che cercheranno di chiudere la palla. Sì, vediamo un po', posto 4. Posto 4, tocca il muro e via, ed è punto per palla l'Italia. Terra. 22-21. 22-21. Stiamo andando avanti di cambio palla, o come dicono quelli bravi, side out. Side out o cambio palla. Un punto a testa, vediamo un pochino se riusciamo a piazzare un piccolo break su questa battuta. Buona la battuta, ottima la ricezione, primo tempo. Toccato, il nostro centrale ha toccato il muro, ma sì, gli stanno prendendo le misure, però sì. Bisognerebbe rigiocare un'altra finale domani per aspettare qualche muro, perché beh, ma prima me c'è stato un momento importante, il muro dell'Italia, però stato era sull'altro centrale, era sul 15. Sì. Il questo 3 ancora l'abbiamo solamente toccato muro senza mai mettergli le mani nel modo corretto. 22 pari, 2-1 per l'Italia. Bello il ricezione servizio. Ricezione dell'Italia, ottima bella alzata. Grandissimo 23, l'attacco. 23-22. Grande Lorenzo Magliano che mette a terra un punto importantissimo, il punto del 23-22. 23-22. Andiamo al servizio col nostro palleggiatore. È al pala Crisafulli, si alza Gabriele Italia, Mariani. Italia. Ricezione. Muro! Muro a tre! Grande muro dei ragazzi italiani. Muro a tetto del nostro centrale Lorenzo Menichini, che ci dà il match point. Il primo match point dell'Italia. Prima però c'è il time out dell'Egitto sul 24-22 per l'Italia. Avremo due opportunità, la prima sul nostro servizio, quindi in difesa, in ricezione. In difesa, non in ricezione, la seconda in ricezione. Quindi forza Italia. È partito il tifo con tanto di tamburi sulle tribune. Eh sì, 24-22 per l'Italia, siamo al primo match point per determinare chi sarà il vincitore della 41esima edizione del Cornacchia World Cup. Pronti per la battuta? Vince l'Italia! E si chiude con una ricezione sbagliata del numero 4 dell'Egitto. E vince i ragazzi l'Italia. Egiziani si inginocchiano tutti ringraziando. 3-1 per fatto. L'Italia, vince la 41esima edizione della World Cup Cornacchia, l'Italia.
questa Italia guidata da Michele Zanin insieme a tutto il suo staff, un Egitto che ha veramente dato spettacolo, brave entrambe le squadre, e un grazie a questi atleti che ci hanno regalato uno spettacolo bellissimo di pallavolo davanti a una cornice di pubblico fantastica. Sì, fantastica. Esattamente. Il pubblico negli ultimi punti stava facendo un tifo ritmato bellissimo, sì, che sicuramente ha dato la carica ai nostri ragazzi. Ed ecco l'abbraccio dei ragazzi sotto rete, perché è stata una partita entusiasmante fra Italia e Egitto. Ricordo allora i vincitori dell'Under 17 per quanto riguarda il maschile, la nazionale della Svizzera, e per le ragazze la nazionale slovena. Under 19 ha vinto l'APC Kions, e per i maschi abbiamo appena finito di vedere questa bellissima vittoria della nazionale italiana. Grazie Doriana, allora grazie un complimento a, te, Oscar, a tutti i partecipanti, ai vincitori e agli sconfitti e a tutti coloro che hanno reso possibile questo bellissimo spettacolo. Grazie Oscar per averci supportato in questa telecronaca, speriamo di aver... avervi allietato un pochino allietato, questo pomeriggio, esatto, e ora assistiamo tutti insieme poi alle premiazioni, anche per lo seguirete per gli MVP, per i premi individuali. Grazie a tutti, grazie, e al prossimo anno. Buona serata al prossimo anno. Buona serata a tutti e tutti in piedi per la nazionale italiana. Buongiorno, chiedo i best under 19 maschili. Oh, dai, comunque quelli di Kions ce le ho. Quelle di Chios va bene. Vado giù.
Ci sentiamo un po', ci sono tutti ragazzi.
Grazie. Dopo di loro, aspetta, non fate fare ancora più. Ace Canada, e qui è il nome. From Canada, il team Ace Hatcher, avevo fatto con l'ansia di tutto il mio. Ecco! Addirittura del Canada questo! Grazie. Questo lo so pronunciare anch'io, lo sperimento non lo so pronunciare. Ecco il nostro invece sperimento. Poi abbiamo la scuola inglese. Io ci provo. Boston School. Non vedo il suo nome. Va bene, davanti, il Richmond, sempre da Inghilterra. Richmond! Sono riuscito a dire l'inglese. Grazie. Adesso la squadra del Belgio, che già venuta l'altra volta, che abbiamo avuto il piacere di ospitare spesso, Laszlo Leuven del Belgio. C'è qualcuno, non li vedo. Poi c'è Fox Paul. Adesso la squadra della società importantissima è il Benfica, la portavano, c'è il Benfica, non c'è le squadre portoghesi, c'è la squadra, squadra del norvegese, eccolo, la mia pronuncia è più corretta. Grazie. Le amiche promotori del Tronso, eccole! Sono riuscito a capire che parlo io. Grazie, adesso non so se c'è da Portogallo, Madeira, non c'è. E adesso dagli Stati Uniti, il Northern Lights, non c'è neanche quello, andiamo avanti, il Basilisco, Northern College, eccola qua. Grazie, dopo di nuovo, abbiamo il Schuster Ball, Infinity
ci si ha dato un pomeriggio, procurato un ginocchio, procurato un ginocchio. Grazie, grazie, grazie. Ok, grazie mille, grazie mille. Sì. E da qualche anno che abbiamo detto premio alla migliore fotografia del torneo in memoria di un grande, un altro grande portoghese che ha fatto un fotografo come si deve avere non solo per tanti anni. Paolo Di Messina, veramente era un portoghese incredibile che ha dato tanto tanto alla nostra provincia e il premio quest'anno se l'ha aggiudicato Walter Masotti. Guardate che tanti di questi atleti non li dovrebbe fare solo nelle nazionali maggiori, lo dico io, in tante nazionali maggiori. Ok, adesso una squadra che ci vuole in Italia da tanti anni, che rappresenta la tedesca dell'essere, essere, eccomi, da tanti anni la tedesca ci vuole la presenza. Grazie ragazzi, alta squadra vicino a noi, anche giornalmente Pulbrano Motta.
Grazie ragazzi. Adesso la squadra tedesca del TSV
miglior centrale anche qui del Michele Afferrese. Yes, sir.